Dario Nardella. Non c'è niente sulle delocalizzazioni. Ma io vorrei ripartire proprio da quello che diceva lei, Mirta. Io conosco Liliana Segre e sono molto d'accordo con quello che ha detto lei, è una donna straordinaria, è una donna che non si fa certo strumentalizzare dalla politica, è molto al di sopra, devo dire, di questo dibattito che è anche triste e non incoraggia. A marzo il Consiglio Comunale di Firenze all'unanimità ha dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e devo dire che è un po' triste vedere il Parlamento che si divide su una figura che invece Ancora, ma non ha riunisce capito la forse, non ha memoria, capito, l'identità di un paese. non ha capito. Allora, non ho capito bene, Ma il non è il fatto problema che Segre, il alcuni problema è parlamentari non Commissione. si siano alzati. È difficile parlare con il fatto che alcuni parlamentari non si siano alzati come gesto di rispetto, di riconoscimento davanti a Liliana Segre, al di là della questione della commissione, credo che sia stata un'occasione persa perché gli italiani vogliono vedere che almeno su certe cose la classe politica è unita e quando si parla di odio, di razzismo, di antisemitismo, la politica italiana deve essere unita. Il paese deve dare agli italiani una volta tanto l'indicazione che non si litiga su tutto. Sì, sarebbe un bello spettacolo, sono Poi d'accordo si con può lei. discutere se la commissione. Ah, poi si può discutere, la commissione va bene o non va bene, ma anche qui, Quello. a me, se ho ben capito, l'idea è nata a Liliana Sì, Segre. è Non è così. che qui c'è un partito che No, ma tra prende l'altro, Liliana Segre come se me la fosse un sono letta la burattino. mozione, ce la siamo letta, l'abbiamo analizzata, stiamo parlando di una cosa che a nostro parere giornalistico non presenta rischi, perché è una commissione fatta con tutti i crismi per evitare di essere appunto un grande fratello, qualcuno che deve decidere cosa possiamo dire e cosa no. Io credo sinceramente che se si scriva una signora di 89 anni sulla rete e dovresti essere seduta a finire anche tu in un forno, Hitler non ha fatto bene il suo mestiere, a me mi viene da vomitare, non è che ci sono da discutere bello, brutto. Cioè, fine.